Cammina, cammina su per la collina, una coperta e niente più. Benvenuti all'esagono di Rubiera in provincia di Reggio Emilia, uno studio dove io ero già stato, francamente, perché ero venuto a registrare un altro album con la Rivoluzione, guarda, più di 10 anni fa, e sono ritornato 10 anni dopo a registrare questo secondo, diciamo, capitolo, anche se poi in realtà è il terzo, quarto capitolo della mia discografia, meglio tardi che mai. Sono venuto qui all'esagono con la rassicurazione che a un certo punto sarei rimasto da solo, da lì a breve, perché stavano per scattare le vacanze, quel momento delle vacanze, e quindi ho avuto quella possibilità di rimanere in questa grande struttura da solo, diciamo, con una funzione multipla, però anche unica. Esatto, cioè, è stata un'esperienza per certi versi esaltante, per altri però anche molto difficile, perché rimanere da soli, insomma, quasi 2 mesi con se stesso, dovrebbe dire con se stessi, è una cosa che a volte può provocare qualche problema. E, insomma, io li ho affrontati sempre con una certa lealtà, anche questi problemi. Devo dire che alla fine non mi sono sentito solo, anzi, ho apprezzato questa solitudine assoluta nella quale mi sono immerso qui, nella bassa Emiliana. Faccia sopra un po' più di grinta se riesci, dai! Disperdere i punti come briciole nel bosco e frasi senza fine che solo io conosco. Passare il pomeriggio a cercare nuovi gusti, portarti da gustare paragrafi mai visti. Ti taglierei a spicchi un bla 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 molesto, scongelerei un ti amo per servirtelo al più presto. Parole buone da mangiare, frasi fresche da assaggiare, dirti cose mai dette prima. Voglio offrirti la mattina parole buone e poi sfinirti con la mia rima. Cosa dici? Qua mi hai fatto una figata, dai, mi sembrava buona, no? Tante volte a me sta canzone fa venire appetito quando la sento, ti dico la verità. Sembrava buona, comunque, vai. Andava bene? Bravo. Va bene così. Caldo, convinto. Vuoi che ti faccio l'armonizzazione? Facci i cori. Facciamo quella seconda voce lì, capito? Per carità, diciamo, poeticamente magari non mi sento di dire niente, ma siccome stiamo facendo un disco, volete poi andare nelle radio, volete fare delle cose, vi piace andare al Festival Bar con le ragazzine, le cose, ma questa roba qua, ma non è che possiamo fare una roba così d'antiquariato. Vado poi da Dario, cosa gli porto? Sembra un po', ma metti dei riverberi, fai qualcosa. È un po' esigente, diciamo, un po' preciso, un po' frufru, almeno, però comunque un produttore ci vuole, meglio lui. Adesso faccio il coro. Un dubbio mi assale, leggere un giornale. Un dubbio mi assale, qualcuno da chiamare. Un dubbio mi assale, qualcosa da scongelare. Un dubbio mi assale, da parcheggiare. Un dubbio mi assale, ti stavi per dimenticare. Un dubbio mi assale, meno male. Un dubbio mi assale, ti stavi per dimenticare. Un dubbio mi assale, meno male. Un dubbio mi assale. Ok. Vai che ci siamo, vai. Sì. Hai mai provato a sdraiarti
sul ponte di una nave e coprirti di aria e di cielo. Quanto è strano poi tornare a dormire in una stanza. E fino a un momento prima tutto va bene, poi all'improvviso si alza un timore. Cosa dici? No, perché vedi, dovremmo fare la prima parte che non riesco a cantarla bene se non sono all'aperto, capito? Cioè, abbiamo provato a stare sul ponte di una nave, siamo qua al chiuso, non mi viene. Dobbiamo andare fuori. Ma questa cosa che dici è bellissima, apre un mondo bellissimo, mi piace a te, però devi... Secondo me la posizione è già di chi è passato da quella roba, sta cantando da una stanza, capito? È quella una cosa del passato che è lì fuori. Comunque, ne parliamo dopo, dai, avanti. Ti ho vista 100 volte seduta ai bordi del letto, restare di schiena. Ti ho vista sulla porta girarti appena e poi uscire di scena. Nebbia densa sopra un fiume, ti confondi con le ombre, sparisci negli specchi, sei come vento dentro gli occhi, lasciati prendere. Con quella testa che hai, piena di nebbie e di schiarite improvvise, con quella testa che hai, fitta di boschi, di radure, nascondigli dove sei, dove sei. Oh, andava bene questa, dai. Sembrava... andava bene, no? Mi sembra buona, no? Vorrei soltanto intendermi. Cosa stiamo facendo qua? Un'opera d'antiquariato? Cioè, a me va anche bene, ma non è che ci pagano i musei, cazzo! Devo andare dalle radio, devo andare a parlare con Dario, un amico mio personalissimo, con il quale abbiamo fatto delle feste straordinarie, abbiamo prodotto degli artisti incredibili, arrivo con questo pezzo d'antiquariato, mettimi dei riverberi, fai qualcosa! Era un piacere ascoltare il silenzio di quell'uomo. Mi metteva a mio agio dopo l'ultimo piccolo incidente. Leggere significa prendere in prestito qualcosa. E scrivere per far ridere, credo sia da maestro. Mi capita sempre più spesso di perdermi. Sarebbe normale se avessi la forza di dire la mia soddisfazione. Mi basta la mia soddisfazione. Questa qua un po' così è un pezzo che praticamente stavo per buttare quasi, cioè da un po' che ce l'avevo lì, che mi girava tra le cose, no? Poi l'ho fatto sentire a un certo punto a Carlo, oh, questa la dobbiamo farla, questa la dobbiamo farla. E in effetti meno male che l'abbiamo fatta, perché mi piace. C'è sta roba che a un certo punto dice una roba tipo: come mangiare una mela
Cioè, tipo, come mangiare, la mia soddisfazione è come mangiare una mela. Uno dice, ma mio amico gli ha fatto sentire, dice, ma che cazzo di soddisfazione è mangiare una mela? A parte il fatto che i Beatles, hai capito, la mela, poi la mela, quella lì del peccato. E poi, cioè, se non ti soddisfa neanche quando, cioè, che dici a un certo punto, dici, cazzo, voglio mangiare una mela, la mangi, dici, madonna, come sono soddisfatto che ho mangiato sta mela. Pensa poi alle robe più complesse. È importante quello della mela. Non so ancora bene come, ma... Cioè, meglio, non so bene perché, ma capisco come. Si capisce? Beh dai, oh, calcolando che sono stato qua da solo, oh, alla fine mi è anche passato, è stato bene, E tu? È stato bene anch'io, non è che? Sì. E tu? Ma io proprio bene, però cioè, bisognava farlo, proprio bene, preferivo qualcosa in più.